You are currently the only person in this conference. Allora, buongiorno a tutti. L'obiettivo oggi è quello di vedere assieme come possiamo andare a importare un progetto analogo in tutto e per tutto a quello del laboratorio che avrete a disposizione a partire da domani e come svolgerlo. Quindi alcune regole generali relative alla modalità di svolgimento. Comunque l'esercizio specifico verrà ripreso anche venerdì durante l'ora di laboratorio. Allora, l'esempio che vedremo oggi è fatto a partire da un repository pubblico. In realtà voi oggi pomeriggio dovreste ricevere un'email analogo a questo da op@polito.it. Che sostanzialmente vi dice qual è l'URL del vostro repository. C'è un link sostanzialmente alle istruzioni, che in realtà è la pagina che stiamo vedendo in questo momento dentro il browser, e le credenziali, quindi il vostro nome utente, che è essenzialmente la vostra matricola, S qualcosa, quindi la S fa parte del nome utente, e la password. Ok? Oggi faremo una cosa un po' più semplificata e quindi invece di utilizzare nome utente e password accederemo a repository pubblico, quello che in realtà abbiamo già visto, a cui probabilmente molti di voi avranno già fatto accesso, per andare a prendere il progetto. La procedura però, a parte inserire il nome utente e la password, perché il vostro repository ovviamente è personale, è in tutto e per tutto equivalente. Quindi vi copio dentro la chat l'URL svuoto la chat un attimo, aggiungo l'URL, scusate che questo. Okay. Quindi se voi copiate, allora potete ovviamente accedere a quell'URL direttamente, ma quello che invece dovete fare è andare in Eclipse a fare file, import, project from SVN, next. E poi, se non l'avete già utilizzato, andare a creare un nuovo repository. Se invece l'avete già fatto perché era già in precedenza, e per il vostro repository la cosa sarà identica. Una volta che sul vostro PC avete registrato per la prima volta il vostro repository, questo resterà tranquillamente a disposizione. Quindi, next. Dopo aver inserito le caratteristiche del vostro repository, oppure averne selezionato uno, la pagina che vi trovate di fronte, o meglio la finestra che vi trovate di fronte, è questa. Qui c'è l'URL del vostro repository. Non andate a fare finish subito. Prima di fare finish dovete andare a selezionare il progetto. Quindi dovete andare a fare browse e qui trovate i vari progetti. Questi sono i progetti che sono presenti sul repository pubblico, con gli esempi che sostanzialmente io vi mostro qui in aula. Nel vostro repository privato troverete, appena vi arriva la password, niente, ma a partire da domani mattina troverete il primo progetto e poi successivamente tutti gli altri progetti che vi verranno proposti come esercizio. Quello che facciamo oggi è di andare a selezionare questo, quindi OP Lab, tra l'altro tutti i progetti che troverete nel vostro repository hanno esattamente lo stesso prefisso, quindi OP Lab e poi un nome, lo selezionate, ok, e poi a questo punto, quando c'è il nome
del progetto qui, potete fare finish. A questo punto, l'import prevede un'operazione di checkout. Tra qualche lezione parleremo di SVN un po' più nel dettaglio, quindi capirete un po' meglio tutte queste operazioni che stiamo facendo. Sostanzialmente, che cosa fa l'operazione di checkout? Prende la versione che è attualmente disponibile sul repository e la copia sul vostro computer in locale. Visto che SVN è un sistema di controllo delle versioni, sono presenti tante versioni. Quindi io potrei andare a scegliere la versione, non la head, che è proprio l'ultima che è disponibile, ma bensì andare a scegliere una versione di una certa data. I nostri fini, noi andiamo sempre a utilizzare la head revision. Finish. Ecco, a questo punto dovreste trovare sul vostro workspace il progetto che è appena stato importato. Lo apriamo perché è strutturato sostanzialmente come il progetto del laboratorio. C'è un SRC con dei package e con delle classi già predisposte e poi c'è una coppia di file HTML che contengono i requisiti. Ve li potete leggere in inglese oppure in italiano. Quindi se fate doppio clic su un file HTML, vi appare qua il file HTML e quindi qui avete le vostre istruzioni. Se volete avere due finestre diverse, quindi non volete avere qua le istruzioni, ma volete averle aperte in un browser, quello che potete fare molto facilmente è copiare il link che vedete qua e incollarlo dentro l'indirizzo del vostro browser e quindi potete avere due finestre separate, due monitor, dipende da quello che voi avete a disposizione come vostra configurazione. A questo punto, la struttura dei laboratori sostanzialmente è la stessa. A parte una piccola introduzione che c'è qua, ci sono i requisiti. In questo caso c'è un unico blocco di requisiti. Nei laboratori che vedrete spesso ci sono più requisiti, quindi R1, R2, R3 per diversi argomenti. I requisiti tendenzialmente è bene che vengano svolti in ordine, in modo che si segua quello che è una logica che abbiamo già pensato noi nell'andare a mettere i requisiti in quell'ordine, partendo dalle cose più base e andando man mano a costruire cose un po' più complesse. I requisiti sono molto molto semplici. Quello che facciamo a questo punto è sicuramente voi ce l'avete a disposizione. Se vi collegate all'URL che trovate in questo che vi ho messo nella chat, sostanzialmente potete anche navigare al suo interno, quindi questo è quello che vedete se vi collegate a quell'URL, se andate a vedere Phonebook, vedete che qua ci sono ad esempio i requisiti e quindi ve lo ritrovate direttamente anche lì. Quindi anche se non avete direttamente Eclipse pronto e aperto. A questo punto quello che vorrei fare con voi è sostanzialmente provare a svolgere l'esercizio cercando di capire quali sono i punti chiave e come andare a interpretare il testo. L'esercizio che avrete nel laboratorio è un po' più complicato, noi partiamo da uno semplice, così sostanzialmente la difficoltà di programmazione non sono il punto principale, ma piuttosto la procedura è quella che è importante. Torno. Allora, se avete l'errore, come leggo in chat ora, che c'è un errore nell'accesso al repository, probabilmente non avete configurato correttamente il plugin SVN.
Vi faccio vedere adesso dove andare a controllare, quindi a seconda del sistema operativo che avete a disposizione dovete accedere alle preferenze. Su Windows mi pare che sia sotto la finestra Windows, su Mac è direttamente qua, quindi una volta che accedete alle preferenze vi trovate questa finestra. C'è comunque tutto nelle istruzioni, andate sotto Team, espandete, trovate SVN e qua andate sulla destra a selezionare SVN Connector. SVN Kit 1.8 o comunque, l'importante è che ci sia scritto SVN Kit. Okay. Se non ce l'avete, vuol dire che lo dovete installare. Andate sulla pagina di istruzioni in oppolito.it doc e lì trovate le istruzioni per andare a risolvere questo problema. L'alternativa è cancellare tutto e reinstallarlo. Okay. Allora, la codifica utilizzata per il file HTML è UTF-8. Okay, quindi dovrebbe tra l'altro nel file c'è scritto, quindi se voi avete messo come una codifica automatica, il browser ve lo dovrebbe mostrare correttamente. Okay, se no mettete UTF-8 e trovate le lettere accentate correttamente. Okay. Vi rimando comunque, se avete dubbi o altri problemi per la procedura, al documento, che sta su oppolito.it, doc. A questo punto, abbiamo, due elementi da tenere in considerazione. Uno è il file con i requisiti. Tra l'altro, aprendolo in Eclipse, spero non vi dia errori di lettere accentate. Comunque faccio un'altra verifica, quindi sugli esercizi di laboratorio, essenzialmente gli anni passati non c'erano problemi. Quindi abbiamo i requisiti che sono scritti qui, che quindi ci descrivono a parole, con linguaggio naturale, che cosa deve fare il nostro programma. Un altro aspetto importante da tenere in considerazione è quello che è fornito qua come applicazione di esempio. L'applicazione di esempio, ve la apro, sostanzialmente che cosa fa? È un main, poi per la esercitazione numero 2, quindi quando avremo capito come funzionano i test, sarà un test, che sostanzialmente usa le classi che voi dovete andare a completare. Quindi, ad esempio, la classe Phonebook, che è quella principale che voi dovete andare a completare, qui viene creata passandogli un parametro viene passato al costruttore e poi chiama il metodo getName. Poi ci sono chiamate al metodo add, eccetera, eccetera, eccetera. Okay? Quindi fate attenzione a utilizzare entrambe queste fonti di informazione. Qui vi fa vedere come il vostro insieme di classi, la vostra applicazione può essere utilizzata. Qui c'è una descrizione un po' più discorsiva di che cosa devono fare le vostre classi. A questo punto andiamo a capire e a leggere un po' più nel dettaglio il testo dei nostri requisiti. Ve lo rileggo velocemente, dopodiché ci soffermiamo sui vari punti in modo da capire come andare a costruire il codice. Cerco di farlo passo passo, quindi se avete dei dubbi, delle domande, scrivete ovviamente in chat, io cerco di chiarire. Allora,
Ogni contatto è identificato da un nome, cognome e numero di telefono, quindi abbiamo detto che dobbiamo gestire una rubrica di contatti. Quando viene creata la rubrica, si assegna un nome che può essere successivamente eletto tramite il metodo getName, ed sono quelle prime due righe che abbiamo visto sostanzialmente nell'applicazione. Quindi creo la rubrica, e accedo al suo nome con getName. Dopodiché è possibile aggiungere un nuovo contatto alla rubrica tramite il metodo add, che riceve tre parametri: nome, cognome e numero di telefono. Il primo contatto della rubrica è accessibile tramite il metodo first, che restituisce una stringa che rappresenta il contatto, cioè nome, cognome e telefono separati da singoli spazi, ad esempio John, Smith e poi il numero di telefono. Ogni contatto è identificato dalla sua posizione nella rubrica secondo l'ordine di inserimento. Quindi i contatti possono essere recuperati tramite il metodo get, che accetta un parametro, ovvero l'indice dell'elemento richiesto, e restituisce una rappresentazione testuale dell'elemento con lo stesso formato del metodo precedente, cioè questo nome, cognome e successivamente il numero di telefono separati da spazi. Okay? Si noti che l'indice parte da 1, perciò first è uguale a get di 1. In realtà uguale non è il confronto corretto perché dovrebbe essere un equals. Okay? L'intera rubrica telefonica può essere convertita in una stringa tramite il metodo toString. La stringa risultante è una concatenazione delle rappresentazioni testuali di ciascun contatto separati da virgolette. L'intera lista è delimitata da parentesi. Inoltre, il metodo find restituisce una rappresentazione testuale del primo contatto in rubrica, che contiene il parametro come parte di nome, cognome o telefono. A questo punto iniziamo a farci un'idea di quella che è la nostra struttura. Come andiamo a creare la nostra struttura? Allora, se andiamo a vedere nel package phonebook, noi abbiamo un'unica classe che si chiama per l'appunto phonebook, che rappresenta la rubrica telefonica. Però andando a leggere i requisiti pare evidente, o meglio spero che appaia a tutti, evidente che sostanzialmente noi abbiamo due concetti importanti, quello di rubrica, che è il contenitore generale, che tra l'altro ci viene già dato, è quello di singolo contatto, l'elemento che io vado a inserire nella rubrica. Che, come leggiamo qua nella prima riga dei requisiti, è identificato da un nome, cognome e numero di telefono. Okay? Quindi è ragionevole che noi dobbiamo andare oltre alla classe phonebook che è presente nel nostro progetto di partenza, a creare una nuova classe che rappresenti il concetto di contatto o elemento, chiamatelo come voi preferite. Okay? A questo punto, piccola parentesi, perché phonebook è già presente mentre invece l'elemento o il contatto no? Beh, sostanzialmente perché phonebook deve essere presente. Adesso lo apriamo e vediamo che sostanzialmente tutti i metodi sono vuoti, perché altrimenti non sarei in grado di poter scrivere il nostro main con le chiamate di esempio. Quindi quello che è presente nel progetto è un insieme di classi minimale e poi un insieme di metodi minimale che permetta di scrivere questo main di esempio. Ok? Tutto il resto non vi viene dato, è quello che voi dovete poi andare ad aggiungere. Quindi dovrete ovviamente andare a riempire i metodi già presenti in phonebook, definire eventuali attributi, aggiungere eventuali altri metodi necessari ed aggiungere completamente nuove classi che possono essere necessarie. A questo punto, seguiamo la sequenza e proviamo ad andare a scrivere la sequenza di requisiti e proviamo ad andare a scrivere il codice. Allora,
Abbiamo detto che chiaramente esiste la necessità di un altro concetto fondamentale, quindi volendolo disegnare in termini di diagramma delle classi, andrò ad avere due classi. Ok? Se vi apro velocemente. Asta, che è il programma che abbiamo già visto qualche volta, vado a creare un diagramma delle classi. Metto qui. Le classi che devo andare a creare, allora, una è già presente e si chiama Phonebook. L'altra chiamiamola contatto, se la chiamate elemento è la stessa cosa. Abbiamo detto che dentro il contatto abbiamo un nome, che ragionevolmente sarà una stringa, un cognome, che ragionevolmente anch'esso sarà una stringa, e un numero di telefono che possiamo rappresentare anche lui come una stringa. Non vado a mettere i metodi perché sono tanti, o se preferite possiamo andare a mettere in phonebook i metodi che abbiamo già nominato. Quindi abbiamo un metodo che si chiama getName, che restituisce una stringa. Ok? Il metodo getName. Abbiamo il metodo add che riceve tre parametri. Abbiamo add che riceve tre parametri che non stiamo a indicare nel dettaglio. Sostanzialmente non restituisce nulla. Poi abbiamo il metodo first, che restituisce una stringa. Abbiamo il metodo get, che riceve un parametro intero e restituisce anch'esso una stringa. E poi abbiamo il metodo find, che riceve, scusate perché qui, ok. Ok, a questo punto contatto non l'abbiamo ancora definito, quindi abbiamo definito la nostra classe phonebook, la nostra classe contatto che abbiamo detto che avrà nome, cognome e telefono. Se andiamo a leggere i requisiti, si dice che quando viene creata la rubrica si assegna un nome che può essere successivamente letto. Quindi è ragionevole andare ad aggiungere in phonebook un attributo che è il nome, che è anch'esso una stringa. Ok? Quindi, riprendendo quello che è il nostro approccio di modellazione, abbiamo identificato le classi con i loro attributi, i loro metodi. Non ci resta che andare a definire quelli che sono le associazioni. Allora, domanda, ha senso mettere un getter senza un setter? Sì, se io inizializzo il valore quando costruisco l'oggetto e non lo voglio più cambiare, che è esattamente il caso del nome della nostra rubrica. Quindi, prossimo passo, le associazioni. È ovvio che avremo un'associazione da phonebook a contatto, diciamo, contiene. Un paio di domande. I contatti vengono aggiunti in testa, quindi ogni volta bisogna aggiornare first in coda. Allora,
A questo livello non ci preoccupiamo ancora di come aggiungere i contatti e come metterli, ok? Iniziamo a identificare i concetti, poi il fatto che utilizziamo un array, una lista, una classe già predefinita delle collezioni o altro, è un qualcosa di cui ci occupiamo poi in una seconda fase. Innanzitutto dobbiamo capire quali sono le classi necessarie. Dopodiché, ecco, e ci arriviamo tra un paio di minuti, iniziamo a ragionare su come andare a implementarlo. Quindi, quando ragionate in termini di diagramma delle classi, cercate di restare a un livello di astrazione un po' alto. Voi potete ovviamente installare Asta a casa vostra, ma non è strettamente necessario. Questi diagrammi potete tranquillamente anche farli su carta. Allora, osservazione, il metodo find non dovrebbe restituire un contatto? Sì, è vero, quindi qui è sbagliato, non è void, ma è una stringa, esattamente come gli altri metodi. Corretto. Ok, a questo punto, per andare a completare il nostro diagramma delle classi, dobbiamo andare a dire quanti contatti può vedere una rubrica. Allora, una rubrica sostanzialmente può vedere 0 o più contatti. Un contatto ragionevolmente sarà legato a esattamente una rubrica. Okay? Quindi questa è la struttura del nostro programma. Ripeto, io l'ho disegnata con questo programma perché così viene un po' meglio. Vi posso poi mettere l'immagine tranquillamente nel progetto, ma se non avete a disposizione il programma o se volete fare in fretta, un diagramma di questo tipo può essere fatto anche su carta. Ed è un qualcosa che vi consiglio di fare inizialmente, soprattutto quando iniziate a ragionare in termini di sviluppo ad oggetti, per capire quali sono le classi fondamentali, perché questo definisce poi come andrà a essere costruito il vostro programma. Quindi una volta che avete un'idea di come fare il programma, allora iniziate a scrivere il codice. Attenzione, non vuol dire che una volta che avete fatto il design questo non lo modificate più, perché magari andando avanti vi rendete conto che manca qualcosa, oppure qualcosa l'avete capito male, oppure può essere fatto in maniera migliore diversamente. Quindi non prendetelo come un qualcosa di fisso, però è una guida che potete usare inizialmente per andare a scrivere il vostro codice. Ok? Quindi Asta è disponibile in versione gratuita per gli studenti. Dovrebbe esserci il link sulla pagina del corso. A questo punto noi abbiamo questa classe aggiuntiva che non è presente nel nostro codice. Quindi la prima cosa che facciamo è andare qui e andare a creare una nuova classe che possiamo chiamare contatto. La classe viene creata come al solito con la struttura usuale, quindi public class contatto, graph, e ovviamente qui dentro non c'è nulla, ma dobbiamo andare ovviamente a mettere un private string nome, private string cognome e private string telefono. Domanda, per come sono costruite le relazioni, potremmo gestire la classe contatto come annidata in phonebook? Sì, sicuramente. Io in questo momento ve l'ho creata separata perché, insomma, per chiarezza iniziale, però sicuramente potrebbe essere una classe annidata dentro phonebook. Questo sicuro. Anzi, legato a questa considerazione, questa classe contatto potremmo anche metterla non public, ma con una visibilità di package. Okay, anzi, lo faccio così, così è più evidente che l'ho tolto. Okay.
quindi visibilità e di package. Cosa vuol dire? Vuol dire che la classe contatto sarà visibile soltanto alle altre classi che stanno nello stesso package, ovvero phonebook. Okay. A questo punto, già che ci siamo, andiamo a creare un costruttore che prenda questi tre, che inizializzi questi tre valori. Attenzione, quello che posso fare è ovviamente andare a scrivere il costruttore direttamente a mano oppure andare a chiedere a Eclipse di creare un costruttore per questi tre, che inizializzi questi tre attributi. Con un clic destro io posso andare a scegliere Source, poi vado a scegliere Generate Constructor Using Fields e a questo punto Eclipse mi dice voglio creare un costruttore e qui mi chiede di selezionare i campi da inizializzare, nome, cognome, telefono. Poi mi dice dove metto questo costruttore e lo possiamo mettere come ultimo elemento della nostra classe. Ok. Scusatemi, vado a chiudere. Allora, string non be resolved to a type, probabilmente ho utilizzato una S minuscola, almeno da quello che c'è scritto nella chat. Okay, string è un tipo scritto con la S maiuscola come tutte le classi in Java. A questo punto, che tipo di costruttore lo vogliamo fare pubblico? Va bene, in realtà, visto che questa classe è una classe di package, tanto vale andare a mettergli una visibilità di package. A questo punto, se io do OK, ecco che Eclipse mi ha generato automaticamente il costruttore. Ok, vi cancello questo super perché in realtà è un qualcosa che non ci interessa per il momento, vedremo cosa significa quando parereremo di ereditarietà, ma per il momento ignoriamo questo aspetto. A questo punto, giusto per farvi vedere che un ambiente integrato, diciamo, moderno come Eclipse, ma in realtà anche quelli analoghi, moderni, ci danno un grosso supporto nell'andare a scrivere il codice. Qual è il grosso vantaggio di generare il costruttore in questo modo? È che automaticamente il nostro codice è sintatticamente corretto, i tipi sono giusti e non c'è nessuna possibilità di errore perché Eclipse genera del codice che sia corretto. Quindi queste operazioni, magari lunghe, tediose, possono essere delegate completamente a Eclipse o all'ambiente di sviluppo che utilizzate. A questo punto, diciamo che rispetto a quella che era la nostra architettura, abbiamo generato tutte le classi. Okay? Su questa associazione adesso ci arriviamo appena la utilizziamo. Allora, domanda, se creiamo un metodo pubblico o package in una classe package, sì, in realtà è la stessa cosa, nel senso che tanto la classe è limitata al package, quindi se io anche rendo pubblico il costruttore piuttosto che un qualunque metodo, sostanzialmente questo non mi permette di superare la visibilità della classe. Quindi sì, in realtà se io qui avessi messo public, non avrei dato alcuna visibilità aggiuntiva a questo metodo. Osservazione corretta. A questo punto, torniamo un attimo ai nostri requisiti. Dalla prima lettura abbiamo capito la nostra architettura generale, quindi quello che è la struttura in termini di classi e di loro relazioni. A questo punto,
dopo aver creato le classi che abbiamo identificato, con i metodi che abbiamo trovato ragionevole, iniziamo a leggere che cosa deve fare il nostro programma. Quindi la prima frase che leggiamo qua è che quando la rubrica viene creata, si assegna un nome che poi è successivamente accessibile tramite il metodo getName. Quindi nella nostra classe PhoneBook dobbiamo andare a memorizzare un nome. Il nome della rubrica, e quindi questo sarà un private string nome. Okay? E qui nel costruttore, che il commento ci dice che deve essere inizializzato, andiamo a dire this.nome uguale name. E poi questo, che è a tutti gli effetti un metodo getter, andiamo a fare non più return di null, ma bensì return di nome. Vi faccio notare che, allora, torno un attimo indietro, mentre qui era null, quindi non avevamo ancora modificato, nome è sottolineato, vi allargo un pochettino, è sottolineato in giallo e il commento che ci viene dato è il valore del campo phonebook.nome non è usato, nel senso che ci scrivo dentro qua, ma poi non lo leggo mai. Nel momento in cui qui vado a mettere nome, vedete che scompare l'annotazione. Okay? Quindi Eclipse controlla che effettivamente tutto ciò che noi abbiamo fatto dentro il nostro codice sia effettivamente utile. Altrimenti, se abbiamo degli attributi o altri metodi che non sono utilizzati, tanto vale rimuoverli andando a semplificare il codice. Ricordatevi che, probabilmente l'ho già detto una volta, in generale quando parliamo di costi di sviluppo software, circa l'80% dei costi è legato alla manutenzione, non alla prima scrittura del codice. Quindi andare a scrivere del codice che è semplice, quindi non contiene elementi inutili, facile da comprendere, tendenzialmente permette di andare a ridurre quell'80% il più possibile. Okay? Quindi storicamente l'80%, se noi scriviamo il codice bene, in modo che sia facile da mantenere, quell'80% probabilmente si riduce. E quindi andiamo a creare un grosso vantaggio in termini di evoluzione del codice. Allora, domanda. Se nella classe esempio ci fosse stato phonebook.nome, il metodo getter non sarebbe stato utile. Esatto, però per il principio di incapsulamento, che è uno dei principi fondanti dell'approccio orientato agli oggetti, in generale gli attributi sono tutti privati e devono essere resi visibili tramite dei metodi appositi. Quindi, in generale, sì, io avrei potuto rendere questo pubblico e accedere direttamente, però non avrei rispettato uno dei principi base di quello che è lo sviluppo orientato agli oggetti. Però sinteticamente è possibile farlo. A questo punto, la prima riga è sostanzialmente fatta, nel senso che abbiamo assegnato un nome e abbiamo implementato il metodo getName, che era già definito, perché altrimenti come facevo a descriverlo, in modo che restituisca il nome della rubrica. Per cui, se io vado a prendere la mia app di esempio e la eseguo, quello che ottengo, lo vediamo qua sotto, è sostanzialmente personal book e poi una serie di null. Il personal book è sostanzialmente questa stampa. I null sono tutte queste stampe che vediamo qua sotto, 1, 2, 3 e 4. Ok? Quindi queste quattro stampe, non avendo ancora noi implementato nulla, ovviamente ci danno null. Potrebbero darci degli errori. Okay? L'importante è che
Avendo noi implementato il costruttore e il metodo getName, fino a qui il nostro main ci dia un risultato corretto. E infatti il risultato è corretto. Allora, mi riaggancio all'ultima domanda che è stata fatta. Noi utilizziamo getName, che è il modo standard, ovvero un costruttore, scusate, un getter che permette di accedere a un valore che è stato inizializzato dal costruttore. Una cosa che tendenzialmente non si fa è di mettere questo come public, perché in questo caso qui il main, ma in realtà chiunque, potrebbe andare a scrivere pb.nome uguale qualunque cosa ti venga in mente. E a questo punto, chi ha scritto la classe phonebook non può più garantire il corretto funzionamento, perché qualcuno dall'esterno va a interferire con i suoi dati. Questo è il motivo fondamentale per cui gli attributi sono privati. Allora, in questo caso è semplicemente un'etichetta, ma immaginate di avere dei valori numerici che magari sono molto sensibili, dipendenti l'uno dall'altro. Se io dall'esterno permetto a qualcuno di modificarli, è finita. La classe non ha più nessuna garanzia di avere dei dati affidabili. Questo è il motivo per cui io questa operazione tendenzialmente non la faccio mai in Java. Salvo in casi molto molto particolari. Attenzione, pur lasciando pubblico nome, avrei potuto dichiararlo come final. Okay? Così facciamo anche un ripasso delle cose che abbiamo visto prima. Final sostanzialmente mi dice che nome non è più modificabile e quindi a questo punto non posso andare a modificare un valore. Quindi, una volta che ho inizializzato, questo resta tale quale. Okay? È un po' come l'attributo length degli array. L'attributo length degli array viene inizializzato in fase di costruzione e poi non è più modificabile, però lo posso leggere. Okay? Quello è un esempio tipico in cui io, in maniera facile, accedo a un attributo invece di andare a chiamare un metodo getter, ma comunque ho la possibilità di garantire che non venga toccato, okay? Dichiarandolo come final. Allora, prima domanda, in che modo i setter evitano l'hackeraggio? Beh, allora, in questa classe non c'è un metodo setter e quindi il primo modo di evitare che qualcuno modifichi in maniera non autorizzata i dati è non mettere un metodo setter, e a questo punto nessuno lo può scrivere, soltanto altri metodi che magari lo modificano. A questo punto, un altro modo di andare a garantire che non vengano modificati in maniera impropria è, dentro il metodo setter, andare a fare dei controlli sul valore che io sto cercando di assegnare e quindi permettere soltanto dei valori validi, o eventualmente, se modifico un valore che dipende da altri, modificarli tutti in maniera consistente dall'interno di un metodo setter, quindi da chi ha scritto la classe e quindi sa come si fanno le modifiche dei dati. Seconda domanda, potrei anche fare un metodo private final, scusate, fare un attributo final private. Allora, sì, se io invece di mettere public, come in realtà dovrei, metto private, mettendo qui final vuol dire che sostanzialmente neanche dentro la classe, per sbaglio, posso andare a modificarlo. Esatto. Allora, impossibile trovare o caricare la classe principale. Attenzione, quando fate l'operazione di run, o la fate aprendo una classe che ha un metodo main, oppure andate a selezionare la classe che ha il metodo main, fate clic destro e poi run as Java Application. Okay?
Questo metodo che vi faccio vedere adesso è quello che funziona sempre in maniera sicura. Okay? Se non vi compare Java Application è perché la classe che avete selezionato non ha un metodo public static void main. Quindi a questo punto ottengo la stessa cosa di prima perché in realtà il programma non l'abbiamo modificato. Okay? In generale, quando io mi trovo su una nuova classe main, il pulsante che cosa fa? Mi esegue quella classe. Se mi trovo a questo punto qui e chiamo e premo nuovamente il pulsantino verde con la freccia bianca, quello che viene fatto è di rieseguire l'ultima classe che, che è stata eseguita. Quindi ripete sostanzialmente l'esecuzione. A questo punto, abbiamo la parte successiva che mi dice che è possibile aggiungere un nuovo contatto alla rubrica tramite il metodo add, che riceve tre parametri, nome, cognome e numero di telefono. Benissimo, quindi vuol dire che qui andiamo a vedere il metodo add. Piccola parentesi, vedete che qui sopra di tutti i metodi c'è questo commento che vi avevo già brevemente introdotto, sono i commenti JavaDoc. Per cui quando io vado a mettermi ad esempio qua nell'esempio sul metodo add, mi ritrovo qui i commenti relativi a quelli che sono i metodi. Quindi ad esempio inserisci un nuovo contatto alla fine. A questo punto, se ritorno qua, questo è number, vuol dire che io devo andare a creare un nuovo contatto e poi aggiungerlo in fondo. Quindi a questo punto creare un nuovo contatto è abbastanza semplice, per cui io scrivo contatto c uguale new contatto e sfrutto quel costruttore che ci siamo fatti generare da Eclipse prima, andando a mettere first, last e number. C'è un po' un misto di inglese e italiano, ma direi che per il momento ci capiamo. A questo punto, dobbiamo decidere come andare a implementare quell'associazione contiene da phonebook a contatto. Facciamo il caso più semplice. Immaginiamo di andare a utilizzare un array. Cioè, assumiamo che esista un numero massimo di contatti. Okay? Come esercizio vi lascio implementarlo invece che con un array, quindi con un numero massimo, andando a utilizzare una lista. Questo vuol dire che qui, all'interno della parte in cui vado a mettere gli attributi, allora in generale gli attributi possono essere scritti ovunque, quindi io potrei scriverlo anche in fondo alla classe, l'ordine è assolutamente irrilevante, però per pulizia quello che convenzionalmente si fa è andare a mettere gli attributi tutti in cima alla classe, in modo che chi legge la classe almeno all'inizio veda quali sono i dati e poi vede i metodi che operano su di essa. Quindi l'ordine è rilevante per l'essere umano che lo legge, ma assolutamente irrilevante per il compilatore che legge questa classe. Quindi abbiamo private contatto quadre. Contatto quadre, devo anche andare a mettere il nome, contatti. Fuori dalle classi non è possibile definire nulla, quindi l'entità di primo livello che c'è in Java sono le classi. Al di fuori delle classi non esiste niente. Quindi abbiamo contatti, lo possiamo inizializzare in line se volete, uguale new contatto di 100. In generale, ve l'ho già detto l'altra volta, ma è una raccomandazione che faccio spesso, i numeri messi così
sono difficili da capire perché 100. Quello che di solito si fa è di andare a creare una costante. Lo possiamo fare a mano oppure possiamo chiedere a Eclipse di farcelo. Quindi ho evidenziato quel numero 100, clic destro e poi vado a scegliere refactor. E poi gli dico di, scusate, refactor, e poi gli dico di fare un extract constant. Quindi questo cosa fa? Dice Eclipse, prendi quel valore lì e trasformalo in una costante, in modo che sia più leggibile. Quindi quando faccio extract constant, il nome in questo caso non è molto significativo, underscore 100, ma potrei andare a dire numero massimo contatti. Okay. Me lo mette come privato, volendo posso anche metterlo come pubblico, okay? In modo che chi usa questa classe possa accedere a questo valore costante e abbia un'informazione su quello che sono il numero massimo di contatti. Immaginate di avere questa classe utilizzata all'interno di un'applicazione più grande. L'applicazione più grande magari vuole andare a dare un messaggio di informazione agli utenti andando a dire qual è il numero massimo di contatti. Ecco, lo può fare andando a leggere questo valore e volendo noi possiamo tranquillamente andare a mettere qua rappresenta il numero massimo di contatti che possono essere inseriti nella rubrica. Okay. Allora, domanda, non era meglio mettere new contatto n nel costruttore? Allora, in questo caso le due varianti sono abbastanza equivalenti perché qui abbiamo un'inizializzazione molto breve ed è fatta con un numero fisso. Quindi posso scrivere così, oppure posso scrivere qua nel costruttore contatti uguale a new contatto. Okay? Le due scritture in questo caso sono assolutamente equivalenti. Ovviamente se le mantengo entrambe genero due volte un array, dove prima lo genero qua in line e poi lo vado a sovrascrivere qua, okay, quindi di solito o uno o l'altro. Se invece di utilizzare una costante volessi utilizzare ad esempio un altro costruttore che ha un parametro aggiuntivo che mi dà la dimensione, ecco, allora in quel caso devo per forza metterlo nel costruttore perché altrimenti quel numero qui, quindi quando sono nell'inizializzazione inline, non riesco a vederlo. Per cui ve lo scrivo qua come esempio. Se qui avessi un int max contatti, ecco questo max contatti lo posso usare qui per andare a inizializzare. Okay. Volendo mantenere entrambi i costruttori, a questo punto questo non lo metto e mantengo semplicemente o la versione fissa oppure la versione con un numero massimo di contatti che mi viene dato in fase di costruzione dell'oggetto. A questo punto, come faccio a gestire i contatti? Allora, vi faccio vedere un'altra variante di quello che avevamo, della tecnica che avevamo utilizzato nel caso, dell'ultimo esempio, quindi quello delle ricevute, che è la seguente. Allora, io creo un nuovo contatto. O uso l'indice, come avevamo fatto nell'altro esempio, oppure qui quello che posso fare è andare a fare un ciclo da 0 a i minore di contatti.length più i. Andando a fare questa operazione. Quando io creo
l'array contratti, scusate, contatti, che è quello che ho fatto qui, che abbiamo appena discusso, quindi vado a fare un new contatto. Questa operazione crea un nuovo array con numero massimo di contatti, riferimenti, tutti inizializzati a null. Ok? Ricordavi come funzionano gli array. A questo punto, quello che posso fare in questo ciclo è andare a scandire tutti gli elementi di contatti dal primo in avanti e appena ne trovo uno null, lì dentro vado a copiare questo riferimento all'oggetto contatto che ho appena creato. Quindi, se contatti di è uguale a null, allora contatti di è uguale al nuovo contatto. E devo anche ricordarmi di terminare l'iterazione in modo da non andare a riempire, perché l'elemento successivo sarebbe di nuovo nulla, quindi andrei a scriverci dentro contatti, eccetera. Allora, domanda, il numero di contatti effettivamente utilizzati in questo modo non è disponibile, ok? Quindi io non so quanti sono. Ovviamente posso andare a fare una scansione. Oppure mantenere un contatore. Okay, però avendo un contatore ragionevolmente è più comodo andare a usare direttamente quello invece di scandire tutti gli elementi in questo caso. Okay? Ma era giusto per farvi vedere che in realtà, dato lo stesso problema, ci sono un sacco di soluzioni alternative. Allora, nei requisiti effettivamente non c'è scritto che i contatti sono limitati, quindi la domanda è: ma se noi facciamo una cosa del genere in un esame, è un errore? Allora, gli array li vediamo adesso perché sono utilizzati in tanti punti, ma normalmente non sono la struttura dati che utilizziamo per fare queste cose. Vedremo più avanti, tra qualche settimana, che esistono una serie di classi già predefinite che gestiscono liste e strutture dati più complicate e quindi normalmente utilizziamo quelle classi e non direttamente gli array. Quindi, in generale, è meglio utilizzare soluzioni che non pongano dei limiti che non sono messi nei requisiti. Allora, domanda, va bene il break o è meglio utilizzare un flag? Allora, il break ha il vantaggio che quando viene eseguito, automaticamente salta fuori, quindi salta dopo questa graffa. E quindi è immediato. Se utilizzo un flag, devo dichiarare una variabile in più, testarla qua, oppure mettere un altro if dentro, e quindi è più complicato. In questo caso direi che il break è la soluzione più semplice. Okay? In realtà, visto che dopo la fine del ciclo non si fa più nulla, questo break potrebbe essere addirittura un return. Tanto una volta che ho inserito il mio contatto non devo fare più nulla. Ok? In generale, come raccomandazione, è meglio utilizzare break piuttosto che un return, anche se in questo caso sono assolutamente equivalenti, perché se un domani volessimo aggiungere del codice dopo questo ciclo, e quindi andassimo a scrivere qualcosa qui, il break ci permette di farlo tranquillamente, il return invece termina. Allora, domanda, ma non sarebbe meglio mettere già nella posizione contatti, contatti.length? No, perché contatti.length è uguale al
numero di elementi che stanno nell'array. Quindi contatti.length è una costante ed è uguale alla nostra costante numero massimo contatti, quindi nel nostro caso specifico 100. Quindi ogni volta che io aggiungo un elemento, quello resta uguale. Quindi attenzione, questo è un errore che ogni tanto viene fatto. Length non mi dice gli elementi che io ho inserito, ma mi dice tutti gli elementi che sono disponibili, che siano nulli o meno. Ok? A questo punto andiamo a vedere di nuovo il nostro codice, andiamo a vedere che il primo contatto della rubrica è accessibile tramite il metodo first, che restituisce una stringa che rappresenta il contatto, cioè nome, cognome e telefono separati da singoli spazi. Benissimo. Allora, il nostro metodo first deve andare a prendere il primo elemento e restituirlo. Ok? Quindi return contatti di 0. Ovviamente così non va bene perché contatti di 0 è un contatto, mentre invece il metodo si aspetta un return di qualche cosa che sia invece una stringa. Per cui potrei andare a definire dentro contatto un metodo che mi restituisce la rappresentazione stringa del nostro contatto. In generale, ricordatevi che se dobbiamo stampare il contenuto di un oggetto, è meglio farlo fare a quell'oggetto piuttosto che andare noi qui dentro a prendere nome, cognome e telefono e metterli assieme. Quindi, contatto, qui vado a mettere un string su string, public o meno, qui faccio un return di nome più spazio più cognome più spazio più telefono. Ok, allora string è un nome particolare e quindi io devo per forza dichiararlo come pubblico. Torneremo su questo aspetto quando parleremo di ereditarietà. Quindi sarà sostanzialmente il prossimo argomento. A partire da, ci saranno delle nuove lezioni da questo fine settimana e poi l'inizio della settimana prossima. Quindi il metodo toString può essere utilizzato qua per andare a convertire il nostro contatto in una stringa. Quindi prendiamo il primo elemento del nostro array. Chiamiamo su di lui il metodo toString e restituiamo il risultato. A questo punto, sostanzialmente avendo fatto qualche cosa in più, possiamo andare a stampare, cioè a eseguire il nostro main per vedere se le cose sono andate per il verso giusto. Quindi, ad esempio, vedete che qua mi viene stampato Alice Green, che è sostanzialmente questa stampa. Okay, quindi questo metodo corrisponde a questa stampa. Come mai contatto 0? Perché first vuole il primo elemento, che è quindi quello con indice 0. Perché, torno un attimo qua, il primo elemento, io inizio da 0, il primo mi aspetto di trovarlo nullo, perché sono tutti inizializzati a nullo, quindi il primo sarà nullo, lo inizializzo e faccio un break. Quindi il primo elemento, quello con indice 0, è quello che sostanzialmente conterrà il primo contatto che è stato inserito. Vi faccio notare che noi adesso abbiamo scritto il codice in maniera corretta, ma immaginate per un attimo di esservi dimenticati di inizializzare il nostro array. Okay? Se avete dimenticato di inizializzare l'array e andate a eseguire la vostra applicazione di esempio, quello che ottenete, rispondo alle domande in chat tra un attimo.
attimo, finisco questa parte. Quindi ottenete quello che è un null pointer exception. Il null pointer exception sostanzialmente ce l'avete alla linea 56 di phonebook, quindi qui. Nel momento in cui cerco di accedere alla lunghezza di contatti, scopro che in realtà contatti è nullo. Quindi in generale, tutte le volte che voi cercate di andare a accedere a un attributo o un metodo usando un riferimento che è nullo, quello che ottenete è un null pointer exception. Quindi qui significa che ciò che sta prima del punto è nullo. E in effetti è proprio quell'errore che avevamo fatto di proposito, cioè dimenticare di inizializzare questo attributo. Ok? Allora, torniamo alla classe contatto. Allora, la domanda, così non potrò restituire il secondo elemento, ma io non voglio restituire il secondo elemento perché il metodo first restituisce il primo elemento, quindi quello deve restituire. Perché dobbiamo scrivere il metodo toString non è in libreria? Allora, il metodo toString in realtà sì, è in libreria, fa parte della classe object, lo vedremo direi che nella prossima lezione parlando di ereditarietà. Il problema è che il metodo toString non sa che deve restituire nome, spazio, cognome, spazio, telefono. Quindi se io non vado a definire questo metodo, nessuno di chi ha scritto le classi Java aveva letto questa nostra esercitazione e sapeva che la classe contatto deve restituire una stringa di questo tipo. Quindi devo per forza andare a definire una versione personalizzata di quel metodo che faccia quello che voglio io e quindi quello che è richiesto. Per questo motivo, nella classe contatto io vado a fare questo metodo toString che mi restituisce esattamente quello che voglio. Piccola parentesi di metodo. Avete visto che io ho eseguito più volte il nostro programma di esempio, example app. Questo mi ha permesso di andare a verificare che tutto più o meno funziona, anzi, adesso dopo aver eliminato l'errore che avevamo introdotto di proposito, lo rieseguo e quindi vedete che ottengo che il first, metodo first, funzioni. Nel caso dell'errore che avevamo introdotto, ci siamo accorti dell'errore perché avevamo una null pointer exception. Quindi la mia raccomandazione è utilizzate spesso l'esempio o i test che avete a disposizione in modo da verificare immediatamente dopo che avete scritto un po' di codice che, insomma, che vi dia un minimo di funzionalità di cui riuscite a vedere l'effetto, che quello che avete scritto sia corretto. Attenzione. Agli albori dell'informatica i programmi venivano scritti su dei pacchi di schede perforate. Questi venivano portati, facendo attenzione a non mischiarli, al centro elaborazione dati, dove un addetto li prendeva, appena poteva lo eseguiva e con un certo ritardo, che poteva essere di qualche giorno, dava a disposizione i risultati. Ora a noi basta schiacciare un pulsantino, questo qui verde in alto, per vedere se il nostro programma è corretto. E questo ci dà un feedback immediato di pochi millisecondi su quello che abbiamo fatto nel minuto, 5 minuti precedenti. Quindi ci focalizziamo e riusciamo a rivedere il codice che abbiamo appena scritto e capire dove abbiamo sbagliato. Se noi invece questa esecuzione la facciamo un'ora, 2 ore dopo, quello che abbiamo scritto 2 ore prima non ce lo ricordiamo, quindi facciamo molta più fatica a capire che cosa avevamo scritto e a trovare l'errore. Quindi un ciclo frequente di scrittura del codice, esecuzione dei test o dell'esempio nel caso specifico, correzione e riesecuzione finché otteniamo dei risultati che siano corretti, è fondamentale per essere focalizzati e scrivere il codice in maniera veloce e corretta.
Allora, Syntax Error on Token dipende dal codice che hai scritto. In questo momento non riesco a seguire gli errori individuali, quindi probabilmente hai scritto quando avete un Syntax Error on Token vuol dire che il programma si aspetta un qualcosa che non c'era. Per cui se prendo ad esempio questa riga e dimentico di mettere un punto e virgola qua, l'errore, ad esempio, è syntax error on token, per cui mi dice che manca qualcosa, nel senso che ha trovato una stringa, in quel caso la stringa che ha semplicemente uno spazio, però si aspettava qualcosa di diverso, perché ovviamente io non posso mettere un riferimento seguito da una stringa, devo andare a mettere in mezzo un operatore, ad esempio il più. Scrivendo codice, man mano vedrete un po' di messaggi d'errore. La mia raccomandazione è, quando avete un errore, andate a leggere il messaggio d'errore. All'inizio sarà un po' più complicato capirli, man mano sarà molto più facile. È chiaro che se voi avete un errore e dite c'è un errore, ecco, non risolvete niente. I messaggi d'errore sono i vostri amici, cercate di leggerli, capirli e seguirli. Ok? Mi è uscito un messaggio perché ho sbagliato a mettere la durata della nostra lezione, però direi che in una mezz'oretta dovremmo riuscire a finire il nostro esercizio, ok? A questo punto, torniamo ai nostri requisiti. Abbiamo scritto il metodo first, adesso dobbiamo andare a scrivere il metodo get, che ci restituisce un elemento dato al suo indice, con la piccola attenzione di ricordarsi che get riceve un indice che parte da 1, quindi sostanzialmente andando nel nostro phonebook, il metodo get quando riceve 1 deve andare a restituire l'elemento con indice 0, quindi sostanzialmente deve fare un return di contatti di index meno 1. Punto toString. Quindi l'indice 1 deve corrispondere allo 0. Vi faccio notare che qui non sto facendo nessun controllo sugli errori, sul valore che index sia maggiore di 0 e minore del numero di elementi. Okay? In generale, se è necessario fare dei controlli, è scritto esplicitamente nei requisiti. Qui non c'è scritto nulla, quindi immaginiamo che chi utilizza questo programma lo faccia utilizzando dei valori corretti. Altro metodo che dobbiamo andare a implementare è il metodo toString, che è una concatenazione di tutti i nostri contatti separati da stringa. Scusate, separati da virgole e delimitati da parentesi. Phonebook. Allora, ve lo scrivo inizialmente con una stringa, poi ricordiamoci che in generale lo string buffer è un po' più efficiente. Ok? Quindi string risultato uguale parentesi aperta, perché abbiamo detto che deve iniziare con una parentesi aperta e poi in fondo risultato più uguale parentesi chiusa e poi vado a restituire risultato. A questo punto, che cosa voglio fare? Voglio andare a fare un ciclo i uguale a 0, i minore di
scusate, contatti.length più più i. A questo punto, quello che voglio fare è andare a dire risultato più uguale contatti ti.toString. Ovviamente dobbiamo ricordarci che è necessario andare ad aggiungere delle virgole, quindi le virgole ovviamente non le mettiamo prima di ogni elemento perché il primo elemento ovviamente non avrà una virgola che lo precede, quindi sostanzialmente se i è maggiore di 0, allora risultato più uguale. Virgola. Quindi, a partire da i uguale a 1, prima di andare a concatenare il contatto, la rappresentazione stringa del contatto, vado ad aggiungere una virgola. Attenzione, per come abbiamo gestito il nostro array di contatti, è ovvio che prima o poi arriveremo a un contatto che è nullo. Quindi, prima di fare qualunque cosa, dobbiamo andare a dire se contatti di i uguale a null, break. Allora, domanda, che differenza c'è tra inizializzare una stringa con letterale e con il costruttore? Allora, in realtà il letterale è di fatto una stringa, quindi quando io scrivo questo letterale, comunque il mio compilatore va a generare il costruttore. Quindi questo sostanzialmente equivale a creare una nuova stringa inizializzata con un array di caratteri che sono tutti i caratteri che compaiono nel letterale. Se io faccio un new string qui, sostanzialmente se io scrivo new string così, vado a creare una nuova stringa che è un duplicato di quella che c'è già. Quindi questo è un modo ridondante perché mi crea un oggetto in più che è una copia della stringa che già c'è presente. Quindi questo in realtà viene tradotto dal compilatore già in un new string con i caratteri che ho messo dentro le doppie virgolette. Quindi utilizzare new string è ridondante. Allora, dicevo prima, possiamo utilizzare string buffer, ma per il momento vediamo la versione stringa che è un po' più facile da leggere. Quindi faccio un ciclo, appena ne trovo uno nullo vuol dire che ho finito i miei contatti e quindi salto fuori dal ciclo for. Se mi trovo a un elemento che non è il primo, ma il secondo o successivi, vado a mettere una virgola in modo da separare dall'elemento precedente e poi vado a concatenare quella che è la stringa. E infine vado a mettere la chiusa tonda e poi restituisco il risultato. Ok? Quindi a questo punto abbiamo scritto il metodo toString, vediamo se funziona. Quindi andiamo nel nostro main e andiamo a eseguire il nostro codice. Ecco, vedete che a questo punto il toString funziona, quindi questo toString corrisponde a questa stampa. Okay? Quindi Alice Green, Mary Smith e Bob Moore sono stampati. Questo first corrisponde a questa stampa qua. E poi la stampa qua del secondo elemento, quindi di Mary Smith, corrisponde a questo. Qui abbiamo un null che corrisponde a questa stampa perché in realtà non l'abbiamo ancora fatta. Okay? Non abbiamo ancora implementato il metodo find, quindi è ragionevole che ci restituisca null. Qui, ripeto, ho utilizzato string perché è un po' più facile da leggere. Quello che potrei fare è andare a fare la stessa cosa utilizzando string buffer. Qual è la differenza? Che la sintassi è forse un po' meno leggibile. Il grosso vantaggio è che invece di andare a creare una nuova stringa ogni volta che faccio un più,
Lo stream buffer sostanzialmente non mi crea nuovi oggetti, ma semplicemente inserisce dentro il suo contenuto di caratteri senza creare nuovi oggetti. Quindi è decisamente più efficiente. Ve lo lascio come esercizio. Quindi. Metto come tu provare a utilizzare stream buffer. Ok, come esercizio a casa. Questo progetto ve lo appena abbiamo finito, vi salvo all'ultima versione, quindi vi ritroverete sul repository esattamente quello che stiamo modificando ora, e quindi potrete partire da questo codice facendo un checkout, oppure se avete già fatto il checkout, quello che potete fare è fate un click, fate team, update, e sostanzialmente Eclipse carica l'ultima versione che c'è sul repository di quel progetto. I maggiore di 0 è utile perché nella prima iterazione i è uguale a 0 e quindi questo vuol dire dalla seconda in poi. Avrei potuto scrivere i maggiore o uguale a 1 oppure i diverso da 0, okay? Erano tutti modi analoghi di scrivere la stessa cosa. Ok, parte da fare, tornando ai nostri requisiti. È quella che riguarda il metodo find, ovvero come andare a cercare una rappresentazione testuale all'interno, scusate, un frammento di testo all'interno dei nostri contatti. A questo punto, il metodo find, che è dentro phonebook, eccolo qua, cosa fa? Di nuovo deve andare a scandire tutti gli elementi. Finché ne trova uno che corrisponde a questa stringa, che qui ho chiamato needle, e a questo punto restituire la rappresentazione stringa di quel contatto. Esempio, posso fare un for contatto C in contatti, tanto per usare un'altra sintassi. Se C è uguale a null, termino. Altrimenti, se C punto contiene needle, allora return C punto toString. Allora, qui ho fatto una cosa un po' diversa dal solito, cioè ho chiamato un metodo contiene che ancora non esiste dentro la classe contatto. Ok, ho immaginato, ma se potessi scrivere così sarebbe facile, immaginando che contiene sia in grado di prendere questa stringa e andare a verificare se è contenuta nel nome, nel cognome, nel numero di telefono. A questo punto non ci resta che andare a creare questo metodo. Oppure, meglio ancora, sfruttare la capacità di Eclipse, che vedete quando mi posiziono su questo errore, mi dice attenzione, il metodo contiene, non è definito, due possibili modifiche. O fare un cast a un altro tipo, che non c'entra nulla in questo caso, oppure creare il metodo contiene. Se io clicco qua, automaticamente Eclipse che cosa fa? Vedete che mi crea un metodo contiene. Con come parametro una stringa che restituisce un valore booleano. Perché? Perché dove era utilizzato è necessario un valore booleano. Quindi quello che posso fare, ed è un modo di procedere che può essere utile, è andare prima a scrivere una serie di chiamate, come vorrei poterle scrivere o come mi sembra più semplice, e dopo andare a chiedere a Eclipse di creare gli oggetti.
Allora, finisco questo e poi rispondo alle domande in chat. A questo punto, come faccio a verificare se questa stringa è contenuta nel nome, nel cognome, nel numero di telefono? Beh, quello che posso fare è semplicemente andare a verificare se nome.contains needle. Questo mi dice che nome ha needle come sua sottostringa. Oppure nome, scusate, cognome.contains needle. Oppure ancora telefono.contains needle. Qual è il vantaggio di questa soluzione? Che nel nostro phonebook io scrivo una cosa molto molto semplice. Non devo andare a entrare nei dettagli del contatto, perché il fatto che abbia tre metodi, oppure abbia, scusate, tre attributi, oppure ne abbia uno solo, oppure ne abbia 10, qui non lo vedo. Il nostro, il mio codice continua a funzionare anche se aggiungo attributi alla classe. E qui mantengo l'incapsulamento, per cui questo metodo sa, essendo dentro la classe contatto, su come andare a fare la verifica se una stringa è contenuta. Ad esempio, se volessimo fare il controllo soltanto su nome e cognome, non sul telefono, beh, qui possiamo togliere l'ultimo pezzo. A questo punto, se abbiamo scritto tutto correttamente, posso lanciare di nuovo un'altra volta il programma di esempio e vediamo che la stringa mu è stata trovata dentro mur. E quindi questa stampa, che ci stampa il risultato della ricerca, è questo. Domanda, possiamo modificare i metodi già definiti nelle classi d'esame? Allora, quello che potete fare nelle classi in sede d'esame, ma anche per gli esercizi di laboratorio, è una volta che avete il vostro metodo, potete andare a scrivere qualunque cosa dentro. Non potete modificare la visibilità, il tipo di ritorno, il nome del metodo e neanche i parametri. L'unica cosa che potete fare, perché effettivamente non ha nessun effetto dall'esterno, è andare a cambiare il nome del parametro. Okay? Per cui se io voglio andare a cambiare il nome del parametro, sempre in Eclipse, clic destro, refactor, rename, e quindi invece di chiamarlo needle, lo chiamo search string. Vedete che cambiandolo qui automaticamente me lo cambia anche sotto. Invio ed è fatto. Domanda, se quella stringa fosse presente in più contatti, ovviamente restituisce il primo, che è anche quello che c'è scritto poi nei requisiti. Okay? Restituisce la rappresentazione testuale del primo contatto in rubrica che contiene il parametro. Ovviamente se io volessi farlo più complicato dovrei andare a concatenare più risultati, però non è quello che è richiesto, quindi l'esercizio era molto molto semplice. Possiamo complicarlo a piacere, ma non era questo l'obiettivo. A questo punto, purtroppo ho sbagliato quando ho impostato la lezione e ho messo 2 ore invece di 3, quindi abbiamo un timer, però abbiamo ancora una decina di minuti per eventuali domande. Allora, torno qua. Allora, la domanda precedente, allora, vi sto facendo vedere il metodo contiene, che è questo qua in fondo. La domanda, se dobbiamo passare in questo caso nome e cognome, non possiamo passare direttamente un contatto? Allora, non ho ben capito dove dobbiamo passarlo. Intanto rispondo al riguardo.
Allora, no, dovendo passare ad esempio nel main oppure come ritorno del search, se dice scritto stringa dovete restituire una stringa. Per utilizzare uno string buffer, quindi torniamo sostanzialmente qua, se qui c'è scritto string, deve restituire una stringa, quindi alla fine non restituisco il risultato, ma se questo è uno string buffer dovrò restituire il risultato punto to string. Quindi dovrò fare una conversione alla fine. Allora, un errore del tipo il costruttore phonebook string è indefinito. È possibile che tu abbia fatto l'esempio che ho fatto io prima, quindi nel costruttore di phonebook. Io ho definito quest'altro costruttore di phonebook con un intero, però ho lasciato l'altro con un unico parametro. È chiaro che se io qui aggiungo un intero, nel costruttore, nel main non mi trovo più nulla. Quindi occhio, direi che è probabilmente questo, che hai modificato l'unico costruttore invece di crearne un altro, invece di fare quello che si chiama un overload. A questo punto faccio l'ultima cosa che dovete fare poi nel vostro esercizio in laboratorio, ovvero andare a fare un clic destro sul progetto, team e poi commit. Questo che cosa fa? Prende tutti i file che sono cambiati, vedete che io ho cambiato soltanto example.app, forse perché ho aggiunto qualche cosa, phonebook e contatto. Questi sono modificati e contatto invece è nuovo. A questo punto, qui mettiamo, io scrivo ad esempio lezione del 25.3. Voi potete scrivere versione 1, versione 2, eccetera. Dobbiamo mettere la. La password perché recupera la password che è memorizzata, e a questo punto automaticamente il tutto è stato salvato sul repository. Questa operazione di commit voi la potete fare tutte le volte che volete. Quindi allora, siete a casa e quindi voi avete il vostro computer lì, però se siete in un laboratorio e fate l'esercizio e volete salvare tante versioni, ecco, lo potete fare. Tutte le volte che volete. Quello che conta sostanzialmente è l'ultimo commit che fate prima della scadenza. Allora, domanda: nel caso noi usassimo un solito phonebook, potremmo crearlo come un singleton? Sì, allora il singleton significa proprio che ce n'è uno solo. In questo caso non c'era scritto nulla e quindi attenzione, non utilizzate attributi statici, perché se create più phonebook, vanno a interferire l'uno con l'altro. Domanda, possiamo riutilizzare Zoom? Allora, il problema è che Zoom, la versione che possiamo utilizzare qui, è a pagamento e il Politecnico in questo momento supporta, ovviamente, l'uso della Virtual Classroom. Nel caso le lezioni sono tutte presenti. Se avete problemi, magari scrivetemelo o una volta che l'ha scritto uno, commentate tutti, magari su Slack. Io cerco di farlo presente in modo da cercare di ridurre quelli che sono i problemi. Quindi, diciamo che riepilogando, spero di avervi dato insomma, un esempio generale di come andare a fare, affrontare un esercizio di questo tipo. Il metodo di lavoro, alcune indicazioni, pratiche, abbiamo anche fatto un ripasso di diversi aspetti, e
E vi ho anche spiegato come potete utilizzare Subversion per andare a prendere il progetto e poi andare a salvare le versioni successive che avete modificato. Email e password del repository verranno mandati a tutti i corsi paralleli, cioè i tre corsi italiani in italiano più quello in inglese, usano lo stesso repository, quindi ognuno avrà esattamente un account e farà gli stessi esercizi nelle stesse settimane. Quindi i corsi sono allineati, ovviamente c'è un po' di differenza nelle lezioni, nel come si vengono spiegate le cose, ma i programmi e sostanzialmente la cadenza temporale dei laboratori e ovviamente anche l'esame sono assolutamente identici. Allora, non c'è stato un export perché io ho fatto un import e poi ho fatto un team commit. Se adesso faccio un team commit, vedete che mi dice che non c'è stata nessuna modifica perché ho già salvato tutto quello che era già stato modificato. Se invece intendi con export andare a mettere su un repository un progetto che ancora non esiste, quello che potete fare è, se andate a prendere un progetto, ad esempio questo che ho qua, che non è ancora sul repository, se fate un clic destro, potete fare Team Share Project. A questo punto vi chiede su quale repository e voi potete andare a prendere il repository che volete. Le soluzioni le pubblichiamo, dovrebbero essere presenti sul repository. Quindi man mano che verranno pubblicate le soluzioni, verranno poi messe tutte sul repository. Quindi per i laboratori, esattamente quando scaricate il progetto, quindi fate l'import da SVN, che corrisponde sostanzialmente al checkout, dopodiché potete fare i commit e sostanzialmente scrivete una nuova versione sul repository. Nel repository dell'anno passato ci sono, okay? Però il repository dell'anno passato sostanzialmente non sono più accessibili. Per fare il commit dovete inserire la vostra matricola e la password che riceverete via mail, direi in mattinata o nel primo pomeriggio. E quindi è completamente diverso dall'account del Politecnico. Okay? È un po' complicato agganciarsi al sistema di autorizzazione del Politecnico, quindi abbiamo generato noi delle password casuali che vi mandiamo via mail. Okay? Non è il massimo della sicurezza, però tutto sommato non ci sono informazioni sensibili su questi repository. Nei repository dell'anno scorso dovrebbero esserci anche, c'erano le soluzioni, quest'anno metteremo le soluzioni. Ok, io dell'anno scorso non, l'anno scorso sostanzialmente per me è cancellato. Quest'anno, man mano che verranno presentate le soluzioni, quindi nella seconda settimana contestualmente verrà pubblicata anche la soluzione, così voi potete vederla e vi verranno messi anche i test a disposizione. Ok, a questo punto interrompo la condivisione dello schermo. Direi che abbiamo una scadenza tra 2 minuti. I file sono in formato UTF-8. Allora, se lo vedete, allora vi condivido di nuovo. Questo. Se voi andate a prendere un file e fate un clic destro, scusate, vi condivido quello, non vi devo condividere lo schermo.
altrimenti non vedete niente. Allora, qui quando avete un file, questo oppure questo, in realtà uno qualunque, se fate un clic destro nelle proprietà, trovate qui della risorsa in fondo la specifica codifica. E qui, allora, sul mio computer il default è UTF-8, però se voi fate, se ne avete un'altra per default e andate a scegliere ADA, qui potete andare a scegliere quella che volete, quindi scegliete UTF-8 e dovreste avere tutto corretto. Ok, spero di aver risposto all'ultima domanda. Perfetto, a questo punto, se ci sono domande sulla lezione, su altro, su Slack, appena il portale mi mette a disposizione